rientro a scuola sia una variabile indipendente dai colori delle regioni di riferimento. Quindi la scuola deve essere aperta in sicurezza a prescindere dal colore della regione. Chiaramente abbiamo dei modelli virtuosi di riferimento che possono servire per le altre città. Uno di questi è il modello Milano, dove si è arrivati a sottoscrivere un accordo che prevede gli scaglionamenti dei ragazzi all'ingresso e all'uscita, ma anche una rivisitazione in funzione dell'accesso sicuro a scuola di tutte le attività produttive. Siamo stufi di essere sacrificati, non può essere posticipata così la data di riapertura della scuola, è un mese che le scuole si stavano preparando, è inaccettabile. Siete qui davanti a Palazzo Marino, siete stati qui già altre volte, speravate di incontrare il sindaco o l'assessore all'istruzione o quella alla mobilità. C'è stata qualche risposta da parte delle istituzioni milanesi? Ecco, noi abbiamo un dialogo con il Comune di Milano e abbiamo incontrato via video anche recentemente sia l'assessora all'istruzione Galimberti sia l'assessore ai trasporti Gramelli. Allora, riconosciamo che il Comune di Milano insieme a tutta l'area metropolitana ha fatto un grandissimo lavoro, cioè la città di Milano, in realtà anche la Regione Lombardia, era pronta per ripartire oggi con questo patto per Milano, diciamo un'alleanza ideale tra il mondo della scuola e il mondo produttivo.